Allora, carissimi, celebriamo questa festa tanto sentita, no, dal popolo cristiano e forzosamente ristretta a motivo del Covid. Ricordo, ecco, 2 anni fa quando la celebrazione diocesana del Corpus Domini fu qui con il Vescovo e tutti i sacerdoti della diocesi, con quanta partecipazione, con quanto amore anche esteriormente addobbammo le strade, i vicoli. Allora sembrava quasi impossibile, no, che potesse venire, che sarebbe potuta venire una calamità come quella appunto del Covid, della peste, insomma, come è stata in questo anno e mezzo. Però ecco, noi abbiamo speranza e pregheremo anche il Signore durante questa adorazione, durante questa messa, perché al più presto, ecco, questa pandemia sia solo un ricordo per noi. È una festa sentita, è una festa importante, è una festa di gioia e non è neppure facile comprendere l'Eucaristia. Se non si conosce bene la storia del popolo di Israele e la liturgia sacrificale, sacerdotale del popolo di Israele. Ecco, noi sappiamo che Israele aveva tante sinagoghe, no? Ancora ci sono le sinagoghe anche a Roma, no? La più vicina a noi è a Bitonto, perché lì c'è un piccolissimo gruppo di ebrei, e nelle sinagoghe si legge la parola di Dio e si proclama la legge, si proclamano i libri dell'Antico Testamento, però ecco, Israele antico aveva un solo luogo dove praticava i sacrifici. Diciamo che aveva tanti posti dove si leggeva la scrittura. Ogni paese aveva la sua sinagoga, ogni quartiere della città aveva la sua sinagoga e le sinagoghe ancora sono rimaste. Però aveva un solo luogo dove si svolgevano i sacrifici, un solo santuario, potremmo dire, per tutto il mondo. E questo luogo era il Tempio di Gerusalemme, che purtroppo è stato distrutto diverse volte, l'ultima volta è stato distrutto nel 70 d.C. e pensate un po', quando fu distrutto nel 70 d.C., non era intenzione del generale Tito, che poi sarebbe diventato imperatore, di distruggere il tempio, ma un soldato, ci raccontano le cronache, mosso da un impulso interiore, getta una fiaccola. E questa fiaccola improvvisamente incendia tutto il tempio che si distrugge. Ma il fatto più miracoloso ancora, impressionante più che miracoloso, è che la seconda volta che il tempio viene distrutto è lo stesso giorno, lo stesso mese, è la stessa ora in cui è stata distrutta la prima volta da Nabucodonosor, re di Babilonia. Quindi come non vedere in questo un disegno, no? E il tempio si poteva costruire, si può costruire solo lì, perché quello è il luogo in cui Abramo aveva offerto Isacco e poi fu sostituito da un ariete, da un agnello, diciamo. E adesso non è possibile ricostruire il tempio, perché nel frattempo che il popolo di Israele si è disperso, ecco, l'altra religione monoteista, gli islamici, hanno costruito lì le due moschee più sante di tutto l'Islam, dopo la prima moschea che è quella della Mecca. Per cui ecco, in questo noi vediamo, in questi eventi storici, noi vediamo l'adempiersi della profezia di Cristo, il quale diceva che questo tempio sarà sostituito da un altro tempio che è il mio corpo, diceva Gesù. E il vero sacrificio è il sacrificio che io darò, dirà il Signore, no?
Allora, se noi non comprendiamo quello che avveniva nel Tempio, cioè gli agnelli che venivano sacrificati dai sacerdoti e per la festa di Pasqua, pensate un po', davanti al Santo dei Santi, davanti nel luogo più santo del Tempio, c'era come una grande piazza, lì c'era l'altare dei sacrifici, venivano uccisi dai 3 ai 4 milioni di agnelli e il sangue riempiva per diversi metri quella piazzetta, più che piazzetta era un chiostro all'interno stesso del tempio. E quindi l'agnello era sacrificato per ottenere il perdono dei peccati e la propiziazione di Dio. Ed erano dei sacerdoti che facevano questo. Ma ecco, questo modo di attirarsi l'amicizia di Dio, la benedizione di Dio, questo modo di chiedere il perdono dei peccati, in realtà era un fatto solo esteriore. Ci voleva qualcos'altro che sostituisse questi sacrifici innumerevoli, questi sacrifici di animali. Ecco, qualcosa che sostituisse un gesto di amore che sostituisse questi sacrifici materiali. Questo gesto d'amore l'ha compiuto il Figlio di Dio. Quando egli, che fu definito da Giovanni il Battista, che lo indicava come il Messia, come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, quindi non tanti agnelli, ma un solo agnello, avrebbe dato il suo sangue, avrebbe dato il suo sangue e avrebbe con il suo amore propiziato la benedizione di Dio sull'umanità una volta per sempre, una volta per sempre. E come attualizzare questo sacrificio avvenuto una volta per sempre sull'altare della croce? Ripetendo le parole che lo stesso Messia, il giorno prima del suo sacrificio, offrendo pane e vino come Melchisedec, aveva pronunziato e quelle parole, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dando il pane e dando il vino, erano come l'anticipazione nella volontà di quell'offerta che Cristo avrebbe compiuto realmente nel suo sangue sull'altare del Calvario e sul legno della croce. Non so se mi seguite. E allora noi, per virtù dello Spirito Santo, ripetendo le parole pronunziate da Cristo il giorno prima che egli si offrisse nel sangue sulla croce, noi rendiamo presente, attuale, vivo, efficace per noi quell'unico sacrificio della croce. Quindi c'è un annunzio profetico di Cristo nell'ultima cena, c'è una realizzazione storica del sacrificio il venerdì santo sul Calvario, sul legno della croce, e c'è un memoriale che si ripete nei secoli tramite i successori degli apostoli, i sacerdoti, che siamo noi, no? E quindi la profezia, l'ultima cena di Gesù, in cui ha detto quelle parole, offrendo il pane e il vino come Melchisedec, poi l'evento vero e proprio, cioè la morte di Gesù, agnello di Dio sulla croce, e il memoriale che ogni volta che si celebra la messa, rende presente quell'unico sacrificio. Attenzione, non è che Cristo muore ogni volta che si celebra la messa, ma durante la messa è come se noi fossimo resi presenti e la sua morte in croce e anche la risurrezione però fossero resi presenti a noi. Noi siamo resi presenti al sacrificio di Cristo e alla sua risurrezione e Cristo è reso presente a noi per virtù dello Spirito Santo. È molto semplice, ma non è, diciamo, agevole per chi non conosce la teologia dell'Antico Testamento comprendere tutto questo.
Comunque, ecco, c'è una trasformazione. Noi la chiamiamo con una parola un po' difficile, noi preti, ma una volta era comune anche tra i fedeli questa parola, transustanziazione. Cioè, durante la messa, il pane e il vino, dopo che viene invocato lo Spirito Santo, non sono più pane e vino, sembrano in tutto pane e vino, hanno le specie, cioè le apparenze. In latino species vuol dire apparenze, hanno le specie del pane e del vino, ma non sono più pane e vino, sono corpo e sangue, cioè sono Gesù veramente. Perché la lingua ebraica, vedete, era povera di espressioni e di parole, per cui per dire l'universo loro dicevano cielo e terra. In principio Dio creò il cielo e la terra. Per dire tutto l'uomo, loro dicevano e dicono ancora corpo e sangue, non dicono tutto l'uomo, corpo e sangue. Per cui quando noi diciamo che è presente Gesù in corpo e sangue, vuol dire che è presente con tutto se stesso, con tutta la sua umanità e anche la sua divinità naturalmente, perché egli non è solo uomo ma è anche Dio. Però ecco, questa trasformazione non è la sola. Per troppo tempo noi abbiamo insistito molto sul fatto che il pane e il vino si trasformano in corpo e sangue di Gesù e così il Signore realizza la sua promessa di essere presente in mezzo al mondo, in mezzo alla Chiesa fino alla fine dei secoli. È vero questo, è vero. Però oggi vi invito a stare attenti alla messa. Siete sempre attenti voi, siete bravissimi. Montemuro veramente c'è silenzio e c'è attenzione durante la messa. Però ecco, voi dovete notare di più oggi due momenti. Il primo momento, quando noi sacerdoti mettiamo le mani, adesso non lo posso fare così, in quel momento scende lo Spirito Santo e poi il sacerdote dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. In quel momento c'è la prima trasformazione, cioè il pane e il vino diventano veramente Gesù. Poi però noi diciamo mistero della fede e voi dite: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra preghiera, segue, in cui a un certo momento si dice così, che coloro che ricevono il corpo possano essere trasformati nel corpo che ricevono. È straordinario questo. Il corpo che noi riceviamo è il corpo di Cristo, sacramentale. Il corpo in cui noi siamo trasformati tramite lo stesso Spirito Santo è il corpo mistico, è la Chiesa. Vedete, noi non possiamo insistere solo sulla prima trasformazione. Dobbiamo insistere anche sulla seconda trasformazione, che è quella per cui noi diventiamo come Gesù, diventiamo persone battesimali, diventiamo capaci di amare, capaci di perdonare, capaci di dominare i nostri istinti che non vengono da Dio, gli istinti che vengono dalla carne, dal nostro egoismo. Ecco, noi veniamo trasformati in ciò che mangiamo. Noi veniamo trasformati per lo stesso Spirito che ha trasformato il pane e il vino in Gesù, veniamo assimilati a Gesù, diventiamo come Lui, diventiamo santi. E lo vedono gli altri, no? Quando usciamo dalla Chiesa noi siamo pieni di luce, siamo pieni di carità, noi perdoniamo coloro che ci hanno fatto del male, noi andiamo a trovare i poveri, noi, Gesù è venuto a trovare noi e noi andiamo a trovare Gesù in coloro che soffrono. Non è vero che gli altri lo vedono questo? Non è vero questo? Non rispondete. Però ecco, la prima trasformazione è miracolosa, ma è più facile della seconda. Perché? Perché Dio ha creato il mondo e può fare quello che vuole con la sua onnipotenza. La seconda trasformazione sembra più facile, ma quanto è difficile invece. Perché? Perché ci vuole la nostra libertà. Ci vuole la nostra libertà. E ci vuole fatica.
Perché la libertà non è fare le cose facili, no? I giovani tante volte la pensano così, in genere la cultura moderna la pensa così, che libertà è fare le cose più comode, più facili, quelle che danno piacere. No, libertà è libertà data per amare, è libertà di amare, e amare non è semplice. Chi ha amato veramente, chi è stato Gesù, e vedete dove l'ha portato l'amore. Non è che è stato semplice. Dicevo a un professore, e termino con questo, quando stavo in seminario, dice la sera, quando noi diciamo la compieta, no? Diciamo, Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Ma poi andiamo dentro le coperte, le lenzuole e dormiamo. Ripetiamo le parole di Gesù, ma quando Gesù ha detto, Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, altro che il suo letto era la croce, non stavo proprio tanto comodo, no? Allora dobbiamo capire questo, che la trasformazione del pane e il vino in Gesù ha senso se noi, assumendo quel pane, veniamo trasformati in Gesù, nel suo amore, nella sua luce, nella sua compassione, nel suo spirito di sacrificio, nella sua umiltà, nella sua preghiera. La Vergine Maria ci aiuti in tutto questo. Così sia. Amen.